consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla a quanto è mia conoscenza. Scusi, la signorina non ha capito la data di nascita, se la vuole ripetere per cortesia. La data di nascita? 19/7/1942. Bene, grazie. Prego, Pulmistero. Grazie, Presidente. Signor, si può spiegare innanzitutto alla Corte qual è la sua attività, che lavoro esplica? Io ho fatto per 16 anni il tipografo, alle tipografie stianche, e dopo ho un'attività di artigiano di maglieria. Improprio? Improprio. Senta, Sennesi, lei conosce Mario Vanni? Sì. Può spiegarci come l'ha conosciuto, da quanto lo conosce? Mario Vanni lo conosco fino, diciamo, da quando ero ragazzo, in quanto che lui, Mario Vanni, all'epoca portava i telegrammi, non so, a Ventizio, alla posta. Mio zio faceva il postino, erano amici, che lo conosco fin da bambino. Con Mario Vanni c'è stata un'amicizia molto fraterna. Io, Mario Vanni mi aiutava me, così, in amicizia nel lavoro. Io aiutavo lui quando non so, avevo bisogno di scaricare, caricare, avevo poco posto all'epoca, e di conseguenza Mario era un amico fraterno. Andavate, le dava una mano nel lavoro, anche andavate a giro? Sì. Può spiegare? Con me, con il furgone. Ecco, può spiegare quando, queste circostanze? Quando finiva il suo turno di posta, veniva con me, spesso, ecco. Mario, dopo gli è lì, lo può tranquillamente... Sì, l'ha detto, non si preoccupi di questo. E dove andavate? Che zone frequentavate per lavoro? Ma le zone erano le più varie. Io lavoravo con Scandicci, con Signa, con Poggio a Caiano, con Bacchereto, con Prato. Mario era molto spesso con me, ecco. Pomeriggio in genere, perché la... Sì, la mattina doveva consegnare la posta, sì che... Ma lo trovava occasionalmente fuori, per strada, o vi davate per dire... No, cioè, la domani si va a Signa, domani si va a Scandicci. Mario poteva essere ai bar, si poteva fissare il giorno prima. Ora io preciso non me lo ricordo, ma comunque... Questo tipo di... Sì, che va via, vengo con te, ecco, così. E stavate fuori il pomeriggio? Sì, il pomeriggio, sì. Quando aveva bisogno lui di qualcosa, io ero a sua disposizione, perché, le ripeto, era un amico veramente fratello. Può spiegare, ad esempio, di cosa aveva bisogno e cosa può essere capitato che lei gli abbia... Bisogno, che gli posso dire... Per capire, più che altro. Poteva aver bisogno di prendere, non so, comprava la legna dai Pacciani. Renzo mi porti con il furgone, ho comprato delle valde di legna dai Pacciani, si va e le si portano a casa mia per la stufa. Poteva aver... Scusi, queste della legna è capitato più volte? O ha qualche ricordo preciso? Ma... Dove stava il Pacciani quando andavate a prendere, quando andava Vanni a prendere? A Montefiridolfi, a Sant'Anna. L'epoca di Montefiridolfi. Ora io gli anni precisi non me li... Vabbè, no, era per capire. Le è capitato di trovare il Vanni fuori per strada, non so, alla fermata dell'autobus? Sì. A volte gli era a fare l'autostop e andavo fuori, l'ho montato. Cioè lui faceva anche l'autostop? Sì. Ho capito. A volte l'ha trovato anche alla fermata della Sita? Sì, alla stazione, sì. A Firenze, questo? No, a San Casciano. La stazione Sita, sì, di San Casciano. Sì, si chiama la stazione, però era San Casciano. Senta, e questo, questo rapporto in cui il Vanni veniva con lei fuori, a che anni le fa risalire? Cioè, quando è che lei ha cominciato questo lavoro improprio, se ho capito bene, è corrispondente? Lo farei risalire agli anni 70. Ecco, gli anni 70 lei inizia, lascia Stianti? No, prima, ma insomma io direi 68, finché non mi spostai alla Sambuca, e dopo Vanni lo vedevo meno, ma negli anni 68, 69, 84,
in questo periodo, questi 15 anni fa. Senta, è mai capitato che andaste a Signa, alla Strassigna? Sì, sì. Come mai? Perché io passavo, avevo da fare per esempio delle consegne a Scandicci e dopo per esempio andavo a Poggio a Caiano, sicché passavo dalla Strassigna e Signa. Le ha mai detto il Vanni di essere stato a Signa o alla Strassigna con Pacciani? Sì. Ci può spiegare meglio il suo ricordo? Ci si fermava a un bar, a volte si diceva prendo un caffè, si pigli un caffè Mario, si beve una birra a questo bar. Vanni diceva, me l'ha detto, ci si ferma ai bar di sopra perché c'ero con Pacciani domenica, questo è fuori discussione. Lei ricorda questi racconti relativi a Vanni che le diceva di essere stata a un bar di Signa con Pacciani, a che anni si riferivano? 70, 80, 81, 79, ora io... Quando l'ha raccontato a lei, ma il Vanni e Pacciani, il Vanni le ha detto in quale periodo andava a questo bar? Io questo non me lo ricordo. Non se lo ricordo? No, gli anni gliene quantifico male perché gli posso quantificare le cose, ma gli anni veramente sono un po' una negazione. Può essere che queste frequentazioni al bar di Signa da parte di Vanni e Pacciani lei abbia capito che risalissero agli anni 70, come è riferita alla polizia, o è un suo ricordo impreciso? 70, 78, 79... Capisce? 70, 78 sono... lei non è sicuro? Non glielo posso confermare in tutta tranquillità. Benissimo. Senta, le è mai capitato di sapere o di avere, anzi di sapere se il Vanni andava a Firenze e aveva rapporti con prostitute? Sì, sì, sì. Ci può spiegare quello che sa? Dunque, io con Vanni sono stato da una prostituta che ci si andò da ragazzi. Da ragazzi, quindi... Da ragazzi, diciamo, 18 anni io, ecco, 18, 19 anni. Quindi negli anni 60, se faccio bene i conti. Sì, 42, facciamo il conto. Bene. Ci si andò e la stava in centro, mi sembra, in via Cavour. Ricorda il nome di questa prostituta? Manfredicina. Sì. Ci si andò dopo, io ci andai 2 o 3 volte con lui. Dopo è stato... La conosceva lui o l'avete trovato? No, la conosceva lui. Lui c'era già stato per conto suo? C'era stato con persone oggi defunte, sicché io credo non sia nemmeno... Di San Casciano, con altre persone di San Casciano. Sì. E si andò da questa prostituta, io ero poco più di un ragazzo, gli ho detto 18-19 anni. Lui è più grande di lei, no? Cioè, specificiamo una cosa, l'amicizia mia con Pacciani era un'amicizia molto sincera, però non era l'amico che io, non so, potevo andare al mare insieme, andavo... Stiamo parlando di Pacciani o di Vanni, scusi? Di Vanni, scusi. Bene. Era una persona più vecchia di me, sicché io facevo... Cioè, non veniva con me fuori insieme la sera a ballare... O a in mare o a sciare con tutta vole. Era l'amico più grande, insomma. Sì, era l'amico più grande, però non era più grande l'amico, di età, più grande di età. Questa prostituta sì, andò, dopo questa prostituta la fu persa di vista, io ci andai 2 o 3 volte. A proposito di questa prostituta, il Vanni le ha mai raccontato niente, tipo il tipo di rapporti che aveva? Questa era una prostituta molto signora, molto gentile, quando era in via Cavour. Dopo una ventina d'anni, cioè negli anni, sì, dopo una ventina d'anni, questa prostituta la cambiò indirizzo e Vanni mi disse, guarda, ho ritrovato la Manfredi. Dopo 20 anni? Dopo 20 anni, sì. Dopo le spiegò come l'aveva ritrovata o se l'ha frequentata in tutti i 20 anni, lei non lo sa? Non lo so. Gliene ha riparlato dopo 20 anni? Dopo 20 anni dice, guarda, la stanno un po' star rifreddi così e così, mi ci porti? E Dio, mi ci porto, e venga anch'io. Cioè, e Sandolla stava in una via di Arrifredi, io avevo un fornitore in via Corridoni che andavo lì diverse volte la settimana e ci Sandò ed era quella, sì.
era quella prostituta lì. Mi andò diverse volte, io andavo un po' per ridere, lui forse, comunque non entriamo in particolari, se dopo gli occorrano. Ce li dica quali sono? Un po' per ridere cosa vuol dire? No, così. Ci dica i particolari. I particolari. Lei li ha già raccontati, vediamo se. I particolari, dunque, gli erano un po' questi. Io gli dicevo, madonna Mario, gli si dà 15.000 lire a questa. Si sente se la ci piglia a letto tutte e due, se la ne piglia 20 in due, vero? Particolare chiarissimo, è capitato. Vabbè. È capitato questo. Sì. Senta, sa se Mario con questa prostituta usava vibratori o cose del genere? Sì, sì. Se lo portava con sé il vibratore? Sì, ce l'aveva, dopo la ce l'aveva anche lei, mi sembra, sì. È capitato a lei da questa prostituta, cioè innanzitutto sa se questa prostituta è viva, l'ha più vista? Io so che gli è morta. Ecco. E ha mai avuto occasione di fare incontri che sono rimasti a lei in mente da questa prostituta perché particolarmente anomali? Questa prostituta una volta io ci lasciai vanno lì davanti, io non andai. Dopo dovevo, io andando via Corridoni, dovevo tornare a prendere vanno. Io feci che avevo da fare e dopo tornai a prendere vanno. C'era fissato, ma aspettava lì sui marciapiede. E Vanni non c'era, finché io suonai il campanello. Mi ricordo che dalla finestra c'era un omettino piccolo, un omino, guardava chi c'era. E io sono e mi aprì la porta. Io salì le scale, questa casa dunque l'era. Si entrava, c'era questa saletta d'aspetto qua, dopo c'era la camera qua, dopo qua c'era la cucina, il bagno, un'altra stanza. Non c'era Mario, sicché io credevo fosse Mario fosse sempre a letto con questa donna. Sicché io mi permisi di aprire la camera. Tanto aprì la camera e non c'era né prostituta né Mario. E c'era un mago alla finestra con un affare rosso, c'era una finestra che la dà sulla strada, un affare rosso che appena io aprì la porta. Un affare rosso, scusi, cosa vuol dire? Tipo una lampada, un affare. Io fu un attimo, ha capito. Io vedi che cosa, aveva una tonaca tipo la vostra e la c'ha lei. Esatto, un po' maghi siamo anche noi, no? Gli dico, gli spiego. Io richiusi, presi le scale e venni via. E in fondo alla strada trova Mario e lui gli è andato in un bar a prendere qualcosa. Gli dissi questa cosa, io gli dissi per l'amor di Dio non ci torno più, perché c'era questo. In questa stanza dove c'era questo vestito, diciamo da mago si fa prima, non c'era né Mario, no, la prostituta c'era? No. Questo signore che lei vide, che reazione ebbe quando... Un gesto di stizza. Gesto come... di stizza. Ecco, io richiusi la porta. Lei sa chi era questa persona oppure ha riconosciuto questa persona in fotografie che le ha mostrato la squadra mobile? No. Non ricorda che gli sono state mostrate fotografie? Perché in un verbale si dà atto che le sono state mostrate fotografie e che lei ha detto che forse poteva essere un certo mago indovino. Aspetti, scusi, mi lasci finire. Le vengono mostrate delle foto e lei dice che la persona in alto ritratta insieme ad una donna, che è la Filippa, nella Filippa Nicoletti, lei dice ha una forte rissomiglianza con il mago da me visto, che però in quell'occasione era un po' più grosso di come si presenta in questa foto. Lei ricorda di aver visto questa foto? Sì. E di aver avuto questa impressione? Sì. Questa Filippa Nicoletti lei la conosceva? La Filippa Nicoletti sì, ma io ci avrò parlato una volta o due così ai bar, la vedeva, però non è che io abbia amicizia, non gli so di niente. Lei ha avuto, vedendo questa foto di questo signore che la polizia gli ha detto si chiama Indovino Salvatore, esatto, di aver avuto l'impressione che fosse... Che fosse quello, però... Beh, era una sua impressione. Una mia impressione. D'altronde lei con questo mago per quanto tempo l'ha vista? È stata una cosa... Io... 2 secondi. Ecco, quindi. Senta una cosa, sa se Mario Vanni andava anche con altre prostitute?
C'era, o in altri posti, in altri. C'era una prostituta, però io non so se Mario ci andava. C'era una prostituta, era vicina a Piazza dell'Indipendenza. Siamo stati insieme con una prostituta in Via della Scala. In che anni, ricorda? Cioè, il periodo è quello. Lei ce l'ha detto. Andava da una prostituta a Poggibonzo a Colle, Valdelsa. Questo tutto per detto di Vanni. Raccontato da lui. Io dopo... Le è mai capitato di portare Mario alle cascine? Ah? Alle cascine? Sì, sì, sì. Ci può spiegare come avveniva questo? Perché c'aveva il furgone e faceva l'amore dietro il furgone. Nel furgone suo? Il furgone mio. Con prostitute che trovava alle cascine? Sì. Andava anche in via Fiume? Questo io credo che Mario, per quello che ne so io, in via Fiume, credo non fosse stato ben accetto. Mi può spiegare? Cosa vuol dire ben accetto? E poi credo cosa vuol dire? Credo che in via Fiume non ci sia stato. Però, dottore, le sono tutte cose negli anni, le sono tutte cose sicché... Allora, se sono tutte cose, ci fa capire come mai le sembra di aver capito che non fosse ben accetto? Qual era il motivo? Ho nella mente dei discorsi che da questa prostituta in via vicina a Piazza dell'Indipendenza Mario non era ben accetto. Dopo... Perché? Per il tipo di rapporti che aveva? Non lo so. Non lo so. Io sa chi era... Può far capire chi fosse questa prostituta? No. Sono discorsi che le ha fatto lo stesso Mario o che le ha fatto qualche donato? No, Mario. È lui che gli ha detto qui in via Fiume, sì. Però non... Sono ricordi nel tempo che dopo si focalizzano, si quantificano. Io non credo che da questa prostituta in via vicina a Piazza dell'Indipendenza, non so via Fiume, dove, non lo so. Sì, è vicino. C'era una prostituta... È fra la stazione... Senta, lei sa se Mario andava anche dalla Sperduto? È un fatto sì. Abbastanza sì, oramai sì, notorio sì. In questi processi. Sì. Che tipo di rapporto aveva con la Sperduto? Cioè, se lo sa personalmente lei o se gliel'ha raccontato Mario? Dunque, il rapporto con la Sperduto gliene spiego io, gliene posso spiegare benissimo. Sperduto il rapporto Antonietta. Con la Sperduto Mario portava la posta, credo, a questa donna. Dove stava questa donna? Mario faceva un giro, salvo errori, comunque confrontatele tutte e guardatele queste cose perché... Sì, le abbiamo già guardate. Mario faceva un giro da Monte Fridolfi, calava giù da Fabbrica, prendeva dal Ponte Nuovo. Il rapporto da Sperduto cominciò così. Nei primi tempi questa donna era un po' restia, era un po' diffidata di lui era al postino e lei era la signora a cui portava la posta. Sì, era un po' diffidata. E stava dalla parte di Fabbrica alla Sambuca? Sì, una strada, come la si chiama? Via Chiantigiano. Via Chiantigiano. Mario cominciò a fare le sue avanze con questa donna, questo me lo ricordo bene. Lo diceva Mario? Sì, me lo diceva a me. Cominciò a fare le sue avanze con questa donna e questa donna non è che la gli si concedesse subito. Ci fu dei momenti che mi ricordo mi diceva che lei la girava intorno alla tavola, c'era una tavola, non lo so io, e lui si masturbava. E dopo a regola questa donna la cominciò, cioè da questa poveretta la si concesse. Lei sa se da questa signora ci andava anche il Pacciani? Sì. Ci può spiegare come lo sa e cosa sa? Perché Mario una volta mi disse che gli era l'ora di farla finita, di andare dalla Sperduto, perché il marito gli era incazzato nero. Sa come si chiamava il marito? Il marito non lo conosco. È Renato Malatesta, quello che è Renato, morto. Ma io non lo conosco, non l'ho mai visto. Era incazzato nero perché questi insomma facevano un po'. Questi sarebbero Vanni e Pacciani. Vanni e Pacciani. Facevano un po' come uso essere in casa sua e che quest'uomo gli era arrabbiato e che questa cosa la doveva finire
e che quest'uomo, se gli andava a dormire dopo desinare, gli andava un po' premunito, uso dire, con una farce sotto il guanciale, roba del genere. Questi sono discorsi di Vanni. Dopo quest'uomo morì, io non so. Lei sa se nel rapporto che c'era con la Sperduto, quando andavano insieme, c'era qualcosa di anomalo? C'era, che io credo, questa è una mia opinione, però io credo che Pacciani ci sia entrato di prepotenza in questo rapporto con questa donna. Ci sia entrato di prepotenza, però io, se gli dovesse proprio dire le cose, io gli vo a discorsi fatti, a cose da Mario, sì. Lei sa se avevano avuto Pacciani e Vanni discussioni col marito della Sperduta, minacce? Io penserei di sì. Penserebbe, perché gliel'ha raccontato Vanni? Senta una cosa, ci può lei sa dirci qualcosa della moglie del Vanni? La conosce lei? Dunque, la moglie di Vanni, ora qui bisogna fare un po' in cronistoria, non so. Ce la faccia, sì. La moglie di Vanni, io credo che Vanni voleva una moglie. Credo non l'abbia, insomma, gli trovò questa donna, che questa donna è, insomma, proprio della Luisa, io la conosco bene, siamo andati, quando la gli scappava di casa, siamo andati diverse volte a trovarla. Come mai scappava di casa? Lei lo sa perché scappava di casa? Arrivo. Prego, mi scusi, l'ho interrotta io. Lui trovò questa donna, o che la gli sia stata trovata, o che l'abbia trovata lui, io non glielo so dire. Trovò questa donna, e questa donna, dopo 15 giorni, un mese di matrimonio, o due mesi, non... Questa donna non è una donna che la abbia un cervello normale. Questa donna è la chiuse bottega. Vanni, forse bisogna fare una considerazione, credo la sia giusta. Vanni le considerazioni, il testo non le può fare. Mi sembra sta dicendo fatti, eh. Io, per l'amor di Dio, facciamogliela fare e poi vediamo dopo. Vediamo cosa dice. Prego. Io ho in visione, in ricordo molto preciso, Vanni che porta le legne in casa, che fa da mangiare, che fa la spesa, che dà il cencio in terra e si raccomanda alla Luisa: oh Luisa, non mi mandare a Firenze me, io gli spiego le cose reali, dottore, non mi mandare a Firenze me, io fo il postino. Insomma, a Firenze a prostitute, per capirci. Sì, senza andare da puttane. Fammi fare una caricatina a te, una volta ogni tanto. E la Luisa a questo la rispondeva sempre con picche. La rispondeva con picche, al che Mario a quel punto lì diventava un po' violento. Ci vuol spiegare, ha assistito lei a episodi di violenza? Sì, diverse volte. Ce le spiega diverse volte? Diverse volte, perché questa Luisa la si faceva forte. Si faceva forte perché Mario fu arrestato, perché gli tirò una manata proprio per questi fatti qui, gli tirò un ceffone, non so che fece, e fu arrestato per 4-5 giorni. La Luisa la si faceva forte di questa di questo precedente, lei la pigliava il telefono e la chiamava carabinieri. A questo punto Mario diventava violento fino a rincorderla, gli aveva una baionetta, un mezzo pugnale, e quando ci sono stato io gli posso dire in tutta franchezza, Mario Gellino può dire, l'ho fermato, gli ho detto lascia fare, fino ad arrivare a consigliargli: oh Mario, ma questo 20 anni fa, se non tu vai d'accordo con questa donna, dividiti, fai qualcosa, perché codesta la ti scappa, bisogna tu vai a ricercarla all'albergo popolare dalla tua cugina a Firenze. Cioè, io gli voglio far capire, Mario, il concetto familiare della moglie, questo io gliene dico di mio, mi scusi, era l'uomo che si faceva un dio a casa, però d'altra parte anche questa, lui poveretto, voleva una donna per andarci a letto, e questa gli rispondeva sempre picche. Allora poteva diventare, diventava, aveva una certa violenza.
ricorda un episodio particolare, sta parlando di quello col pugnale, cioè un episodio, cosa... tipo poteva tirare fuori l'uccello, dice guarda è l'uccello, oh, parliamoci franchi, chiari. Io, questo Mario è inutile che tu rida, è vero. Senta una cosa, è di questa baionetta... No, è inutile burrida, capito signori, che sono cose serie, eh? Ne siamo tutti convinti, anche perché è un processo. Io sto parlando di una cosa per me angosciosa, tragica. Lei se... che le gente le ridano e le ricarma un po'. E noi cerchiamo di seguire il suo racconto. E... io sto facendo un sacrificio, ha capito? Io l'ho capito, signor Nesi, almeno io l'ho capito, quindi le sarei grato se potesse andare avanti. Sì, sì, io vado avanti. Senta una cosa, di questo pugnale che aveva in questa occasione l'ha visto lei? Sì, sì, sì. Era una baionetta, cos'era? Io non me ne intendo di pugnali. Io vedo era una cosa di pugnale. Dimensioni... ma fare così, con un manico o con un coso qui, io però bisognerebbero vedesse, ecco. Capito. Dove lo teneva, lei l'ha visto? L'aveva in casa. In camera? Ma io non lo so. Questo pugnale gli è circolato diverse volte. Ecco, lei può darsi abbia riferito in un'occasione, Mario prese questo pugnalone da un cassetto che si trovava nella camera senza aperture che si trova tra la cucina e la stanza da letto. Non era la camera, era la stanza in casa di Mario che dopo gli entrava nella camera. Una stanza di passaggio? Sì, sì. Capito? È mal verbalizzato camera, capito? Senta una cosa, lei sa se il Mario Vanni frequentava il Mugello, Vicchio, Scarperia, come lo Pacciani, sa? Sì. Con Pacciani andava. Sì. Chi gliel'ha detto questa cosa? Frequentava il Mugello, io l'ho sentito una volta, tornarono con la 500 dai Mugello. Dopo, ma io dopo questa volta che gli aprirono la macchina perché gli avevano bevuto per la strada, gli aprirono la macchina, il tettino e la 500. Sa se erano stati a Vicchio? No, io non gli erano stati, non me ne so dire. Sono di Mugello, ma se gli erano stati a Vicchio o in un altro posto non lo so. Lei alla... un momento in cui ricordava, almeno in questo modo, ha riferito alla polizia, se non ricordo male, a Vicchio Scarperia. O Vicchio Scarperia, io preciso non gliene so dire. Dottor. Ok. Senta una cosa, ci può raccontare... Il Mugello, sì. Raccontare l'episodio relativo alla lettera che il Vanni ricevette. Che sì, è molto preciso. Ecco. Se può essere preciso nel raccontarlo con i particolari, non c'è nessun lei l'ha problema. Già raccontato, non vediamo. C'è nessun problema. Dunque, ieri a lavorare, era un pomeriggio verso le 5. A lavorare dove? Nella a lavorare sua ditta. In ditta mia, sì, era a San Casciano in viale San Francesco. La ditta allora a quel tempo l'avevo lì. Dopo mi spostavo da San Buca. Venne Mario. In quel tempo, che epoca sia? E 80 lei ha parlato e io c'avevo il Ducato sicché 80 lo comprai l'81 83 84 è sicuro perché poi l'ha localizzato dottore. In epoca ben successiva negli anni dottore, 90 non me ne ricordo gli anni non me ne ricordo beh anche perché poi l'ha detto lo stesso Mario che Vanni che questa lettera l'ha ricevuta negli anni 90. Venne Mario, mi disse mi porti a Mercatale dall'Angiolina perché gli ho da fare, mi ha scritto Pietro dal carcere, gli devo portare una lettera. Io non tu puoi andare da te perché teniamo presente che Mario la mattina passava, però pioveva, che forse in Vespa non ci poteva andare. Quel pomeriggio. Lei gli disse perché non ci vai domattina? Perché tu passi di lì domattina, passa a 500 metri, un chilometro. Vabbè, comunque lui insiste, io lo portai. Ma che si scrive Pietro di carcere? Era però... agitato, era. Sì, 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 sì. Era teso. Sì, sì, sì. Che gli scrive, ma gli è tutto un fa qui, gli è tutto un fa là, il discorso è reale in questa maniera. È tutto un?
di tutto un far qui, un far là, c'è sempre da far qualcosa, ma che vuole Pietro dal carcere? E lui tirò fuori di tasca la lettera mentre io guidavo il furgone, io c'avevo il furgone davanti, presi quello. Mentre guidavo il furgone, guarda, dice, ma ha scritto bisogna porti questa lettera all'Angiolina. Io non sapevo nemmeno che di carcere si vuole scrivere, non so. E che vuole? Ma c'è cose grosse, c'è fatti brutti, c'è cose di sangue. Io San Mario l'ho sempre di preso. Sangue. Sì, sangue, sangue. Sì, sì, questa è la realtà. Mario l'ho sempre preso come gli posso dire, non gli so trovare l'espressione giusta, come la persona non tu sa mai se fa burletta, se dice le cose scherzando. Se dice le cose scherzando, se non state dietro che Mario gli era continuamente ubriaco. Io credo che Mario ubriaco, Mario beveva, ma ubriaco io l'ho visto una volta sola. Se gli aveva avuto un bicchiere in più, ha capito, io dissi la lettera, va bene, io lo portai lì fino a davanti. Lei, scusi, quando disse fatti brutti, fatti di sangue, cosa gli chiese, spiegazioni? O no, 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 gli ripeto, io lo portai a Mercatale, gli dissi ti devo aspettare Mario, ti devo aspettare. Lo portò davanti a casa della... Lo portai davanti ai bar a Mercatale, feci giro così, me ne ricordo bene, pioveva, lo lasciai davanti ai bar e ti devo aspettare. Di solito mi diceva pigli un caffè, aspettami 10 minuti. No, mi disse va via. Io presi e venni via. Ma pioveva, era a piedi e come tornava da Mercatale, da San Casciano a Mercatale? Non lo so. Anzi, da Mercatale, non lo sa. Gliel'ha mai spiegato come è tornato? No, no, no. E cosa andava a fare in questa casa? La lettera era indirizzata a Mario o all'Angiolina? La lettera io credo. Cioè, che la lettera l'era indirizzata a Mario. Ce l'aveva lui, sì. Ce l'aveva lui. Ma cosa doveva andare a fare in questa casa? Non ho idea. Le disse il Mario, parlando di questa lettera, che ne aveva, le fece capire che ne aveva ricevute anche altre. Sì, 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 sì. Dal Pacciano. Sì, sì. E lei disse per caso una frase tipo si era belli rotto i coglioni, sì, che Pacciani, sì, scriveva. Sì, sì. Cioè lui si era rotto le scatole con questo Panciani che dai carcere... Gli dava istruzioni e questo... Io che gli davano lo so, dottore, lo so. Che gli davano lo so. Cosa gli diceva di fare qualcosa? Mario era molto infastidito di questa corrispondenza con Panciani. Questo... Ma il motivo... nella lettera c'era qualcosa per cui lui si doveva recare in quella casa, sì, ha capito, sì. Così? E non le spiegò perché ci doveva andare così alla svelta, no, quella sera? No. Io voglio che abbia capito il concetto, no? Questo mi dice portami a Mercatale, la mia andare a Mercatale da San Casciano, io ti porto a Mercatale dopo. Bene. Lei sa se di questa lettera poi il Vanni ha parlato con qualcun altro, con i carabinieri, con avvocati? No, non so nulla. Non lo sa, direttamente da Vanni non sa niente. Ha mai parlato con Vanni o ha cercato di capire da Vanni se Vanni aveva qualcosa a che fare con i delitti del mostro? Ha mai cercato? Ci vuole spiegare? Vanni in diverse occasioni, e questo dia un po' il mio rimorso, ci Vanni spieghi in diverse occasioni mi ha detto che con Pacciani, cioè cominciò una volta e mi disse Pacciani gli aveva ammazzato un uomo. Bah, io anche lì è sempre la solita storia. Pacciani da, perché io Pacciani quando l'ho conosciuto io, per me era una persona squisita, veniva da me, mi portava le fragole, davo il filato per le monache di Croce di Via e le facevano le magline alle bambine. Per me era una persona. E Mario mi diceva, perlomeno in un paio di occasioni, ha detto che Pietro gli ha ammazzato un uomo. Ma io l'ho sempre preso con le molde, perché gli ha ammazzato un uomo e gli ha fatto il contadino a Montefiridolfi. Cioè, le sembrava strano? Mi sembrava strano. In diverse occasioni Mario gli ebbe un periodo molto brutto.
Io lo avvisavo che gli aveva smesso di bere, che fosse un po' in depressione perché beveva, dice, non doveva bere più. Che Mario mi ha detto con i pacciani si fa delle cose, si fa delle cose, ma io non sono mai entrato in questo coso perché si ritorna al discorso di prima, io non l'ho mai preso in considerazione. Questo, ma che cose facevano, gliel'ha detto? Cose, si fa delle cose, si fa delle cose. E questo in tutta questa vicenda è il mio rimorso. Forse cioè, prego, scusi. Quest'uomo se l'avesse potuto capire, ma che vuole pensare Mario che potesse, io non lo so perché non fuori, che potesse avere un qualche legame con queste cose, io l'ho sempre tralasciato, ha capito? L'ho sempre. Quindi le sembrò d'altra che... parte io ero giovane. C'avevo questi cosi visi che io non gli ho mai dato ascolto. Cioè le è sembrato in quel periodo, ripensandoci ora, che lui si volesse confidare con lei di questo suo io rapporto? Però ho un'opinione mia, dottore, che era il modo con cui si presentava in questo periodo di depressione. La prenda con le molle, perché questa noi tutti la prendiamo con le molle, una cosa mia. Era il periodo in cui riceveva queste lettere, il periodo era no, prima era prima. Sì. E lei è mai andato specifico nel sul discorso, cioè, ma per caso tu hai a che fare con i delitti del mostro? No, l'ha mai chiesto? No. Facendo questi discorsi le è mai sembrato che il Vanni avesse una reazione, sbiancasse? Cose no, di... no, io questi discorsi no, mai. Discorsi poi vediamo, lei... con Vanni non si sono mai affrontati. Direttamente? No. Vanni era, mi ricordo bene, io andai con un amico martedì, dopo il delitto degli Scopeti, Vanni era agli Scopeti, ero con Rolando Nesi, era con gli Scopeti alla Vespa, lì però c'era chiuso, andò così per curiosità, ma questi discorsi mai. Cosa stava raccontando? Dopo il delitto degli Scopeti sì, trovò sì, Vanni sì, che era sì, sul sì, posto? Sì. Ora vediamo, andiamo per... Ma ce n'era 200, 300? Certo, e ci passò lei. Posso avere un bicchiere d'acqua? Sì, vediamo, Antonio ci può pensare lei. Senta, andiamo ancora per ordine. Lei Lotti Giancarlo lo conosce? Sì, sì. Ci può spiegare come? Lo conosco, ci si trovava a desinare, io passai un periodo quando ero divorziato, separato dalla mia moglie, andavo a mangiare ai Ponte Rotto, ci si trovava a mangiare lì, andavo a far merenda alla cantinetta, lo trovavo lì, lo trovavo a San Casciano, lo conosco, nei paesi ci si conosce tutti. Era amico dei Lotti, del Pacciani e del Vanni? Di Fanni, sì, io credo anche di Pacciani. Si frequentava. Pacciani, sì, sì. Con lei Lotti come si comportava? Che carattere aveva? Persona tranquilla, persona agitata, tranquilla, silenziosa. Persona forse un po' irruenta, gli andava, sapevo che aveva una relazione con questa Filippa, persona normale. Pucci Fernando lo conosce? Lo conosco di vista. Ci avrò parlato una volta. È sul carattere del Pucci? No, non mi so di nulla. Lei ha riferito in proposito su queste due persone delle considerazioni su come li ha conosciuti lei. Le li leggo e lei mi dice se è la verità. E dice: Lotti è una brava persona, buona di carattere, silenziosa, non è capace di far male a nessuno. Conoscendolo ed avendo appreso ciò che ha riferito agli inquirenti, penso che non ha detto bugie proprio perché conosco bene il suo carattere. È anche un tipo caparbio, per cui lo vedo bene come colui che dice al Pucci, dopo essere stati minacciati di nascondersi sul posto di Scopeti, dico io, per vedere ciò che succedeva. Questo il carattere lei. Di Lotti glielo confermo a vista mia. Certo, come l'ha conosciuto come lei. L'ho conosciuto io, Lotti,
Cioè non sono persone, non sono... È mai stato a casa di Lotti lei? Sono stato una volta quando gli stava ai Ponte Rotto. Sì, sì, forse c'era anche Vanni, mi sembra. Gli stava ai Ponte Rotto lui, dopo ed è lì Lotti gliene può confermare. Ce l'ha sta... In una casa un po' diroccata, gli stava lì, si rammaricava perché gli pioveva dentro. Come mai lei e Vanni andaste da, a casa del Perché si sarà stati a desinare ai Ponte Rotto, dice venà a vedere, mi piove in casa, ecco, una cosa. Grazie. Lei ricorda se Lotti aveva delle auto, che auto poteva avere? Lotti aveva una 124 celeste e quando voi mi faceste vedere, ero con lei, la fotografia della 128 Spy Coupé, io vi dissi no, questa macchina non la conosco, però sbagliai involontariamente, sì, dopo c'aveva anche la 128 rossa, me lo ricordai dopo io. Ho capito. Lei ha mai... Ha avuto l'impressione, ho visto di vedere, ho visto personalmente, ho avuto l'impressione di vedere il Pacciani su macchine di Lotti. A me mi sembra, sulla 124. 124 quale? 124 è la celeste. Mi sembra a me di aver visto Pacciani alla guida di questa macchina. Le ha mai detto il Lotti che... Però tenete presente che credo che il Lotti e sta macchina... Perché bisogna riposarsi un po' l'idea. Questa macchina la c'aveva dietro un coso di peluche rosso, non so se sbaglio. Questo 124. Poi glielo chiediamo, ora lei parli con me. Mi sembra che sì, io. A me mi sembra Pacciani, io su questa macchina l'ho visto, ecco. Insieme l'ho all'occhio visto o intorno la cantinetta o ogni piazzone. Io l'ho visto, però fatevelo confermare anche da Lotti. Glielo chiederemo noi. Senta una cosa, le ha mai parlato Lotti dei rapporti che aveva con la Filippa? Sì. Nicoletti? Sì, così, ma vaganti. Mi ricordo che questa Filippa a un certo punto la stava verso il Val d'Arno. Mi ricordo ci fu un problema nel fare all'amore a questa donna, gli venne tipo un'emorragia o cosa del genere, ma però insomma... Queste le sono cose un po' confuse, le sono cose un pochino accertate per neanche con lui. Lo chiediamo a lui. Lei sa se il Vanni ha avuto rapporti con la Filippa o andava dalla Filippa che si prostituiva a Firenze o... Io di sicuro questo non gliene so dire. Di sicuro cosa vuol dire? Di sicuro che non gli qualche... so dare una risposta sicura. Penserei di sì, era tutta una congrega lì. Però proprio sicuro congrega nel senso che anche Vanni oltre Lotti frequentavano la Filippa. Io però gli dovesse dare una risposta certa non gliela posso dare. Lei non li ha mai visti insieme? No. Se ha questa sensazione perché li vede, perché dice era una congrega. Beh, ci vuole spiegare o se vuol dire era una congrega? Come fu a spiegargliene? Se era tutta una congrega ci deve far capire chi sono i componenti della congrega. Allora, io l'ho chiesto solo Lotti, Vanni, Pucci e la Filippa, Pucci, il maresciallo morto, Pacciani, insomma di erano gente, gli stavano sempre insieme. Chi era il maresciallo morto? Il Simonetti? Il maresciallo Simonetti? Sì, Simonetti. L'unico che dissociava da questa congrega qui era il zio Oliviero, postina anche lui. Dori. Questi erano sempre insieme. Dopo io ho preciso, dottori, che facevano e che non facevano, se quello è gli scopava quello gli scopava l'altro. Io Lotti aveva un rapporto con la Filippa, io me ne ricordo bene. I Vanni io non ne so dire preciso se ce l'aveva, può darsi. Io gli dico le cose che gli dico, sono sicuro. E sono sicuro, quelle che gli dicono certe, valutatele, sono qui. Io. Senta, lei ha presente il Faggi, quello di Calenzano? Io il Faggi l'ho visto o alla trattoria al Ponte Rotto o alla cantinetta, però non lo so. Ricorda di averlo visto col Vanni e col Pacciani?
lì erano tutti insieme, sicché c'era quando io l'ho visto o al Ponte Rotto a desinare con loro, sì, o alla cantinetta a fa merenda, se andava a fa merenda in questa veste qua, ecco. Ricorda, però questa anni. Faccia non l'era lì, però io non so chi sia, non so. Lei ha riconosciuto in fotografia la faccia, quel Faggi che poi è stato nel precedente processo, e l'ha visto alla cantinetta con Pacciani Vanni. C'era anche Lotti? Non ne so dire. Lei ha meglio in mente il Pacciani e il Vanni? Senta una cosa. Anche alla trattoria del Ponte Rotto, può darsi. Ci andava lì diverse volte a desinare, due o tre volte la trattoria settimana. Del Ponte Rotto è quella vicino a dove abitava prima il Lotti? Sì, sì. Senta, ancora. Io le ho chiesto prima se mai aveva avuto sensazioni o se, a seguito di discorsi fatti col Vanni, del fatto che lui fosse implicato in questi delitti. E lei ci ha spiegato che si sente un certo rimorso perché non ha approfondito. Lo dissi Rontini e lì lo dissi, mi sembra, 2 anni fa a Rontini, vero Lorenzo? Ecco, però lei ha anche riferito che parlando... Lo dissi piangendo, perché davanti un piango non è facile. Quindi lei si sentiva come questo rimorso, sì, di non aver assecondato Vanni in questo... Forse, se fu il giudice, io nell'avvocato, se veramente la sta in questa maniera, forse gli andava con un amico, gli andava fatto sentire che gli aveva questo peso che ci aveva, però è un'opinione mia. Certo, ma lei ha riferito però che in una di queste occasioni, parlando di queste cose, il Vanni sbiancò in volto. L'episodio che lei ha riferito anche oggi davanti alla Corte, cioè relativo al fatto che Vanni sbiancò dopo che lei le aveva fatto una precisa domanda, cioè: o Mario, che hai fatto anche tu qualcosa per te? Ecco, lei sul momento, immediatamente, cosa pensò? Io non penso nulla, io il giorno dopo telefonai a Lampelli. Che pensa io? Ecco, su questo punto, signor Nesi, che non è una contestazione, no, è solo una precisazione. Ma quando lei sono a sua disposizione. No, quando lei fu sentito dalla questura nel febbraio del 96, fu molto più preciso, disse: quando Vanni sbiancò, pensai che anche Vanni aveva fatto quei delitti. Perché... Se è opposizione, il teste non può riferire quello che pensò. Il teste deve Però lui gli fa una contestazione, no, di quelli che ha detto all'altro tempo. Allora gli suggerisce la risposta all'opposizione. Allora può farlo anche, perché esame in diretto, esame contro esame, può fare anche questo. Scusi, può continuare. Ecco, lei conferma quanto aveva dichiarato in questura su questo punto? Gliel'ho detto prima, io telefonai all'ispettore. È una valutazione sua, che avrà le spese che avrà, non vedo perché non possa dire. No, un attimo, se l'ha fatta io verbalizzo quello che dice. Sì, un secondo. Scusi, avvocato. No, posso per cortesia concludere la domanda? Vorrei intervenire. Dicevo, signor Presidente, è più una questione, se si vuole, accademico di principio che non di utilità pratica, anche perché la domanda è stata fatta e la risposta è stata data. Però voglio dire che il signor Nesi o qualunque altro testimone abbia espresso delle valutazioni durante l'indagine sono state verbalizzate,
Questo è ovvio che non consente a dibattimento di porre la relativa domanda, perché c'è un divieto espresso. L'avvocato sta contestando alcune dichiarazioni che ha reso a verbale, tutto qui. Ho capito, ma si tratta di valutazione. Poi la Corte valuterà se si tratta di fatti o circostanze o valutazioni sue. L'eccezione rimanga giusto. Verbale anche per il processo. Bene, può continuare l'avvocato. Sì, ecco, vuole spiegare per cortesia alla Corte per quale motivo lei trasse queste conclusioni, anche per altri motivi, ha spiegato in questura? Io non mi sono spiegato. Io le ho detto, il giorno dopo telefonai a un ispettore di polizia, sì, per un'angoscia mia che avevo dentro, telefonai e gli dissi, voi che vi siete addetti ai lavori, e gli proposi tre ipotesi. Sì, 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 ho capito. No, signor, io sì, ho capito. Credo di più che la vuole, gli dico come le stanno, sì, le cose. No, no, ma io le faccio una domanda. Se dopo c'è cose processuali, ok, io gli rispondo a questa domanda. Le faccio una domanda molto precisa. Quando lei fu sentito dalla questura, disse, quando Vanni sbiancò, sì, pensai che anche Vanni aveva fatto questo. Sì. Anche perché, nei vari discorsi sul Pacciani, sì, il Vanni mi aveva detto in qualche occasione, sì, che con Pacciani avevano fatto cose, sì, brutte. Sì. Lo conferma questo? Sì. Basta, grazie. Un'altra domanda. Lei ha riferì sempre davanti alla polizia in quell'occasione, febbraio 96, un episodio che può sembrare così a decolorandum, ma che può avere anche un suo significato in questo processo. Cioè, lei si trovava un giorno in casa di Vanni, sì, ed era, si trovava esattamente sotto il lucernario. La domanda è questa, che cosa le disse il Vanni? No, no. Che cosa le disse il Vanni in quell'occasione quando lei si trovava sotto il lucernario? Ma avvocato, mi scusi, questa cosa non la sa dall'inizio lei. La domanda è questa, cosa le disse il Vanni, sì, in quell'occasione? C'è un inizio su questa cosa, però è un inizio che lo tralascerei. Mi disse che questo lucernario, vieni via, di un posto maledetto. Basta. Però c'è a monte altre cose. Via verbali. Siamo qui, la Corte deve essere informata. Sì, sì. Siamo qui per questo, se vuole essere più preciso. No, io gli ho risposto alla sua domanda. Faccia capire anche a noi, perché si capisce. Lei ha detto ci sono delle cose a monte. Noi non abbiamo, la Corte non ha i verbali che ha il Pumistero e il difensore. Quindi quando fate riferimento a circostanze particolari, per cortesia, siate più chiari. L'avvocato mi ha fatto una domanda, io gli ho risposto. E lei ha risposto, ha confermato quanto aveva dichiarato. Però adesso lei parla di cose a monte. Vuole spiegare di che cosa si tratta? Ne fu parlato con l'avvocato Colau in questura. Di che cosa fu parlato? E se l'avvocato Colau c'è, io. C'è la Corte, però. La Corte deve essere informata. Comunque, guardi, è una cosa non. Io credo, per me, a mio modesto avviso, non rappresenti niente. Sicché. Ma scusi tanto. Io ho fatto una domanda precisa a lei, che cosa lei in quell'occasione disse all'avvocato Colau su queste cose a monte? Quello che l'ha domandato lei. Del lucernario? Sì. Cosa c'è a monte del lucernario, di questo posto maledetto? Perché è maledetto? Perché è maledetto, ce lo dica, signor Nesa, cortesemente, se lo sa. Se poi lei mi dice non lo so. Allora, una notte io sognai Vanni, però i sogni, si sa bene, rimangano in letto, no? Ecco, allora venite ai discorsi. Aspettiamo la risposta, cortesemente. Sta facendo una premessa, sta introducendo l'argomento. Allora, avvocato, siamo un po' pazienti. Anch'io sono paziente, anch'io sono molto paziente. Allora, signor Nese, può andare avanti, lasci perdere, va avanti. Ma di che cosa? Com'è? Siamo qui per accettare la verità, di che cosa? Non si va. Scusi, avvocato, per cortesia, non entrate in polemica, perché altrimenti il processo non può andare avanti.
pazienza, raccogliete ogni minima provocazione, santo cielo. Volete trasformare il processo, si va avanti così bene, io non capisco perché. Fatele parlare il test. Scusa, può continuare, signor Nessi. Io le ho fatto la premessa, signor giudice. Bene. Una notte sognai Vanni. Vanni veniva da Borgo Sarchiani con la Vespa a mano. Lo salutai, non mi rispose. Seguitò a spingere questa Vespa. Questo è sogno. Sogno, sogno, appunto. Sì. Allora, avvocato, se la comincia a battimi, io la mando in domanda per questi gori. Ed è un'ora, gli spiego, io sono già attirato. Lei la mi batte e l'abbia pazienza. E allora non se ne parla nemmeno. Se non può riferire i sogni. Oh, e un deriferisco, sono tutto contento. Io ero anche contento se un c'ero. Bravo. No, sì. Avvocato, lei faccia opposizione, l'opposizione è respinta, lei può continuare. Vai, per cortesia, mi faccia riposare un minuto. Benissimo, vuoi che sospendiamo un attimo? Ecco, un attimino, fino allora, una sigaretta. Allora, sospensione. Tanto per sempre sta musica. Sospendiamo 5 minuti. A monte di questo lucernario c'è soltanto un sogno, io ritiro la domanda. Se c'è qualcosa in più, allora c'è questo, ce lo descriva. C'è questo, in base a questo sogno, che è un sogno, lo ripeto, è venuto alla mente dei ricordi che non esistono. Io passerei a un'altra domanda, signor Presidente. La domanda è questa. Dunque, lei un giorno si trovava in questura insieme al Vanni, sì, e ambedue avete esaminato un fascicolo fotografico che appunto le cui fotografie ritraevano i corpi straziati dei due ragazzi francesi. Esatto. Lei ricorda che cosa esclamò lei e che cosa esclamò il signor Vanni in quella occasione? Prima le guardò a Vanni, le guardò tutte. C'era sempre Lamperi e Venturini, mi sembra, e la Lidia Scriccio. Le guardarono tutte. Vanni, quando gli arrivò alla fine, ora non mi ricordo chi dei tre, ma senz'altro uno, gli disse: ha visto Mario questa persona che cose fa, se la ci può aiutare, la cerchi di aiutarci. Vanni gli guardò e gli disse: bah, non sono mia, miei parenti. Sì, lei davanti alla polizia fu più, diciamo, preciso, disse: il Vanni sfogliò lentamente tutto il fascicolo, sì, senza, sì, batter ciglio, sì, mentre io guardai. Io guardavo tre foto dopo di sé. E alla domanda dell'ispettore Lamperi, vedi Vanni come sono stati ricaduti questi poveri, sì, ragazzi. Come Vanni rispose: mica sono parenti miei. Sì, sì. Questo lo conferma. Sì, esatto. Dopo sera 4, perché potete trovare altre testimonianze. Non ero solo. Ecco, poi credo che sul fatto che il Pacciani aveva preso in prestito la macchina da Lotti o una delle macchine, lei ha già parlato, vero? Su questo abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato, ha già chiarito prima. Davanti. 124 Celeste ha detto. Grazie. Altre domande? Avvocato Pellegrini. Signor Nessi. Lei ricorda di aver avuto una confidenza da parte di Vanni, il quale gli avrebbe detto una frase che io vorrei che lei ricordasse da solo, senza bisogno che gliela suggerisca io, a proposito di cose, di un certo rammarico del Vanni per aver fatto qualcosa con Pacciani? Sì, l'ho detto prima. Ne confermo. Vuole essere un pochino più preciso, come è stato. Che con Pacciani stato... Vanni si è confidato che facevano mi cosa negli orecchi da lontano. Che facevano delle cose, però io queste cose belle, brutte come le siano, io non lo so. Non ho mai approfondito, ha capito? Sì, questo abbiamo capito, ma la frase che usò Vanni in quell'occasione e che è stata da lei in precedenza riportata fra virgolette, quale fu? Che faceva delle cose brutte.
cose brutte con Pacciani che non vanno bene, giusto? Sì. Vero, questa era la frase con la quale si confidò in qualche modo, Sì. Giusto, bene. Senta, è vero che quando Vanni è stato arrestato lei aveva intenzione di andare a parlargli? Sì, esatto, telefonai all'avvocato, non mi ricordo se all'avvocato come si chiama, telefonai perché proprio volevo parlare con Vanni, ecco. Ma volevo parlare con Vanni per amicizia, per animo, per non parlare con lui, ecco. Sì, certo. Cosa gli avrebbe voluto dire se fosse stato possibile? Ma il che di dire ora? E cioè? Che se, io non lo so, io ho la mia opinione e me la tengo per me. Se Mario, se Mario ti ha fatto qualcosa, tu sa qualcosa, tu sai bene, apriti, perché te tu muori in galera e i Pacciani campa fuori. Mario, tu lo sai come siamo amici noi, te fai come tu vuoi. Io gli volevo dire questo, ecco perché codesta. O Marino, tu lo sai il bene che ti voglio io. Okay. Bene, altra domanda? Sì, signore. Ecco, sempre riferendo alla polizia, lei ha detto che negli anni, o perlomeno in un certo periodo... Alla? Alla polizia. Ah, sì. O alla polizia o alla... Non avevo capito. Sì, o alla Procura della Repubblica, cioè nella fase, un annetto fa, grosso modo, un anno e mezzo fa. Ecco, lei ha detto che nel tempo, negli anni passati, ha visto Vanni in una certa collocazione rispetto ai delitti del mostro. È stata usata anche una parola specifica per descrivere la posizione di Vanni, come lei la vedeva rispetto, ecco, come la vedeva allora, poi non so come la vede adesso, ma come la vedeva allora in quegli anni precedenti al momento in cui lei fa questa dichiarazione, cioè al momento in cui gli è venuto fuori la storia Pacciani? Certamente. O prima, come si riferisce? Credo che lei si volesse riferire dal momento in cui è venuto fuori il Pacciani. Penso. Sì. E come ce lo vuol dire? Perché la Corte non lo sa. Lei deve sapere che questi verbali li abbiamo noi, ma non li ha la Corte. Ah, non lo so io. E questa è la tecnica, capisce? Per cui lei queste cose le ha dette, ma la Corte le deve ancora sapere. Vanni, gliel'ho detto prima, non ha mai avuto un comportamento trasparente. Io gliel'ho detto tante volte, lui lo sa. Non ha mai avuto un comportamento trasparente. Fino all'ultima volta che io ho visto Vanni, che dopo lo rivedo oggi, che gli era sul mio piazzale, è successa questa cosa qui. Non ha mai avuto, a vista mia, un comportamento cristallino. Comportamento di non so nemmeno definirlo, perché l'ultima volta che io ho visto Vanni, che dopo lo rivedo oggi, che gli era sul mio piazzale, è successa questa cosa qui. Non ha mai avuto, a vista mia, un comportamento cristallino. Comportamento non so nemmeno definirlo, perché sono istruito. Comportamento strano, comportamento... Io gli ho detto diverse volte, Mario lo sa, di agire secondo coscienza, di agire secondo queste cose. Mario, tu mi puoi guardare negli occhi. Vabbè, da questo punto già riferito prima. Sì. L'ho già riferito prima. Ecco, ma allora, per essere più precisi, lei ha detto che aveva intenzione di parlare con Vanni e sì, quando fu arrestato, perché quando Vanni fu arrestato, per me la fu una grossa... un grosso dispiacere e una grossa angoscia. Benissimo. Lei ha dichiarato: ho questa intenzione, cioè di parlare con Vanni, perché io ho sempre visto il Vanni come fiancheggiatore nei delitti del mostro. Questa è la posizione. Tanto di suo, sì, effettivamente. Io
ho sempre visto il Vanni come fiancheggiatore. Vabbè, lo io Vanni no. Lui, vabbè, cioè, la parla da qualche ora che io Vanni non ho visto. Domanda. Allora, questa si conferma di aver avuto la visione di Vanni come fiancheggiatore, di aver allora, visto Vanni... La domanda l'ha posta indiversamente, se è posizione allora, anche se lo dico io, senta un po'. Lei ha espresso quel giudizio, ha detto che va, secondo lei Vanni era un fiancheggiatore del Pacciano. No, aspetta, da cosa ricavò? Quali fatti li portarono a trarre quella conclusione a lei? Mi scusi, signor giudice, se io gli dico a lei così, gli dico, non so come la si chiama, ma a te che c'entri in queste cose? E lei la mi si chiude, la mi si sbianca, la mi si osa. Quello mi crea dei dubbi, se no ci si fraintende, capito? Quel giudizio nacque da quello sbiancamento che lui ebbe in quell'occasione. Ecco, quello, dopo io telefonai a Lamperi. Bene, il giorno dopo, se no ci si fraintende, chiariamo bene le cose. Io telefonai a Lamperi il giorno dopo, gli dissi, ma telefonai per una angoscia mia, dico, ma Lamperi, lei che le ha detto a lavori? Non so mia, io ha detto a lavori. Bene. Non so se gli ho messo. Ha capito benissimo. Bene, si può continuare. Lei sapeva, o quantomeno pensava, a quell'epoca, già a quell'epoca, che Vanni sapesse da diversi anni e non volesse parlare. Era questa la sua sì. Il suo sì, pensiero sì, in quel momento, il pensiero, la sua posizione sì. mentale. Però gli era il mio. Certo, era il mio. Stiamo parlando della sua visione del problema. E qui, Presidente, mi tocca nuovamente. E qui si chiede giudizio, parere. Ma no, si chiede, ma quando si dice il problema, avvocato, ma lei crea un falso problema. No, ma lei dov'è il problema? No, creano gli altri. Oh, santo cielo, è il mio problema, è il mio pensiero, è un DSMA, è lo di giudice. Lui ha spiegato. Il mio. Scusa, aspetta un attimo. Lui ha spiegato. Qua la sua convenzione è da tutto, aveva origine di questa cosa. Basta, finito lì. Presidente, il teste. Dire quello è il mio pensiero, io penso che Tizio sia un fiancheggiatore, io penso che Tizio... Ma io credo che lei, professore intelligente, non penserà che la Corte condannerà il bando altri perché lo pensa al mese. Lo penso io, per l'amor di Dio. Siamo seri, per cortesia. Ma è una questione di serietà, appunto, Presidente, il processo va fatto secondo le regole. E se no è tutto. Ogni persona si esprime in certo modo, ha un modo di fare, noi dobbiamo assecondarla nel suo linguaggio. Io esprimo il mio pensiero, dopo valutatelo voi. Ma se fai isso, benissimo. Siamo. Altre domande, guarda, perché a questo punto già ho detto abbastanza. No, grazie. Bene, altri? Sì, grazie, un paio di domande, signor Nesi. Lei ha detto di conoscere il signor Lotti, vero? Sì. Senta, le risulta se in taluna circostanza il signor Lotti abbia riferito in paese o anche a lei che aveva visto un extraterrestre? Senta, l'extraterrestre a San Casciano, per conto mio, non lo vide Lotti, lo vide un certo Zuccalà, che forse Mario vede ride, lo vide un certo Zuccalà a Cetinella, ma tantissimi anni fa. A me non mi risulta che Lotti gli abbia visto. Quindi a Lotti lei questa circostanza non la riferisce? Perlomeno per quello che riguarda me. Lo vide, sì, ci fu una certa cosa che gli aveva visto Marziani, ma si chiamava Zuccalà, faceva il sarto. Mario, lo sa? Sì, ho capito, mi ha chiesto. Collaboriamo. Signor Nesi, lei mi sembra che abbia detto di aver conosciuto la signora Filippa Nicoletti. Così di vista ci ho parlato una volta o due. Le risulta se la signora Nicoletti fosse un'alcolizzata? La beveva la vecchia Romagna, io se l'era alcolizzata o no, non lo so. La mattina o il pomeriggio? No, questa cambia abbastanza. L'ho visto una volta, no. Senta, signor Nesi, le risulta se anche il Lotti fosse aduso a abusare di sostanze alcoliche? Queste gente un po' di vino lo bevevano tutti, ma io... ubriachi non li ho mai visti, né Pacciani né Vanni né Lotti. Ho capito. Io ho visto Mario nessuna volta e dormivo, si appisolò un po' in su uno scalino in fondo alle scale e basta.
Signor Nesi, l'ultima domanda. Lei prima, rispondendo al pubblico ministero, ha detto di aver visto i faggi alla cantinetta o al Ponterotto, così? Ecco, io volevo ricordarle che nelle sue dichiarazioni rese il 13 novembre 1995 lei si espresse in termini diversi, e cioè a dire, a proposito appunto di quel signore, di aver avuto l'impressione di averlo visto. Impressione, visto? Comunque questa persona di Calenzano io o alla cantinetta o ai Ponterotti, ai ristoranti l'ho visto. Ecco, comunque lei mi conferma che di fronte al pubblico ministero usò l'espressione impressione. Ma io lo so. Se l'ha visto, se l'ha visto, no, no. La prima impressione, la prima. Lui non ricorda dove l'ha vista, la cantinetta o il Ponte Nuovo, Ponte Rotto, però l'ha vista. L'ha visto o ha avuto l'impressione di vederlo? Se poi per la Corte è la stessa cosa, io mi chiedo qui. No, è per il signor Nesi. Va bene. Io con Faggi non c'ho mai ragione. Però vedere l'ho visto. Ora, se io dissi impressione... Quindi non era con lei? No, 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 non era con me, era con loro semmai. Con me no. Però con me no, visto, perché io non sono mai parlato. Se l'ha visto, lei doveva essere quantomeno nei pressi. E bacco, se siamo in una trattoria al Ponte Rotto, se direi il Ponte Rotto da una stanza così siamo a mangiare tutti insieme, a tavolini ce n'è uno, dopo ne viene un altro, insomma, so se direndo l'idea. C'era anche lei, era in compagnia di Vanni in quell'occasione? Ma forse un po' più darsi di Lotti, perché Vanni no al Ponte Rotto a desinare o alla cantinetta, poi Lotti, Giancarlo, ci siamo stati diverse volte a mangiare insieme. Tu eri lì, venivo io, si veniva a lavorare, sono mia tavoli riservati, c'è tavolini, c'è una tavola, ci si mette lì e si mangia. Quindi lei ha più il ricordo che fosse con il Lotti che non con il Vanni? No, il Vanni da esinare ai Ponte Rotto ho preso difficilissimo, perché lui finì il giro della porta tardi, si tengono il Vanni ai Ponte Rotto a esinare, no. No. Bene, grazie. Senta, signor Nesi, alcune domande. Lei si ricorda quante volte è stato sentito dal pubblico ministero, dalla polizia? Diverse volte. Senta, ma lei la prima volta si è presentato spontaneamente oppure è stato chiamato direttamente dalla polizia? No, io la prima volta io ero tornato, ero stato a caccia in Calabria, che era verso ottobre del 90-91. Io tornando a casa in Calabria non avevo letto giornali, sfogliando giornali cominciai a leggere che Pacciani era sospettato di essere l'autore di questi delitti. Cosa strana, la prima ipotesi la fu, dice, boh, Pacciani, non sapeva tutti Pacciani. Dopo si cominciò a vedere Pacciani alla televisione, sui giornali, io sono un uomo buono, sono un uomo qui, sono un uomo là, non ho mai messo in mano una pistola, e allora cominciò a tornarmi in mente che Pacciani mi diceva che gli sparava Fagiani con la pistola, perché me l'ha detto, via tranquillo. Dopo cominciò a tornare in mente la lettera a Ivanni. Dopo cominciò a tornare discorsi sui giornali che Pacciani gli aveva morto una persona nel 49-59, ante la fu. E mi tornò in mente discorsi di Vanni, che mi diceva che gli aveva morto un uomo. Mi segue? Sì, sì, sì. Ci fu un momento di riflessione. Ma che si fa? Questo dice un ha preso in mano una pistola, ma Pacciani la pistola... Io mi sia possibile ammazzare un fagiano, una rivoltella, non lo so, ma forse. Quindi, va bene. Quindi lei si presentò. Ci fu un momento di riflessione. Sceglielo dire. Io l'ho chiesto solo se si è presentato. Ancora non l'ha detto, ancora non l'ha detto. Rimuginai parecchio.
chiesi consiglio all'avvocato Seghi, viene a Tavardelle, gli disse: avvocato, come la farebbe? Dice: si va. Ma io le direi queste cose che tu sai. E io optai per la situazione, do una botta il cerchio e una alla botte. Cioè dissi io che Pacciani dei radioscopeti lo sapevo, tanto dissi, io mi fo così. E parlai con il dottor Canessa, a cui il discorso primario fu: vero dottore, io guardi di Dio queste cose. È un verbale, signor Nesi, stia tranquillo, sì. Quello che abbiamo detto l'abbiamo scritto. Il discorso primario, io di Dio queste cose, guardi, perché io dentro non me le posso tenere. Sì. Ne dico, dopo fate voi, però a me non lasciatemi al di fuori, vero? Questo è vero, l'ho scritto anche nel verbale. Dopo purtroppo da onde è andata così. Ecco, l'ho richiamato. Allora, ognuno deve fare il suo mestiere. Senta, signor Lesi, nell'ambito di queste indagini complesse che ci sono state, lei ha per caso subito anche una perquisizione domiciliare? Sì, una mattina gli arrivò quattro poliziotti, di cui mi rammarica anche un pochino. Ognuno fa il suo mestiere, signor Nesi, via, ce lo siamo detti. Bene. E dice: si deve fare una perquisizione, fate voi. Che si ricorda che cosa fu trovato, se fu trovato dei documenti, delle lettere? Un'agenda, una lettera scrissi ai giudici ogni bene, perché c'era l'abitudine in questo processo, specie il primo, si aveva l'abitudine molto di offendere i testi. L'avvocato Bevacqua addirittura i testi gli ha dato di pattume, di malvagi. Queste le sono cose scritte, sicché una lettera scrissi, io dico, guarda, io non sono né malvagio, non sono né pattume, insomma un affare, trovano una lettera scritta, dove ce l'hanno loro. Che c'era forse anche una lettera inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine e al Dottor Toni? Al Dottor? Toni. Toni, sì. Sì, perché l'avvocato, te ne spiego io, perché l'avvocato Bevacqua disse che io non ero credibile, in quanto che nel 1977 ebbi una causa per rumori molesti, in quanto che non c'era rumori, un vicino mi fece rumori molesti, un nero ero con una motocicletta senza marmitta, stavo lavorando, non c'erano rumori, ebbi ragione. Dopo che avevo una causa pendente presso la pretura di Firenze, perché avevo mandato a pescare un vigile perché mi faceva altro tutti i giorni, ecco, questo no, io non ero credibile per questo. Comunque la verità è... Senta, lei ha detto di conoscere abbastanza bene, mi sembra, il Lotti, vero? Sì, quindi lo conosco, anche mi sembra ha fatto tutta una descrizione del carattere del Lotti. Io le chiedo questo, come sarebbe emerso dalle carte processuali: lei era a conoscenza che il Lotti fosse omosessuale? Neppure sapeva se a San Casciano lo ritenevano tale? No. Dopo la tenga presente una cosa, avvocato, che io da quando nell'84 mi sembra che io sono andato con il lavoro alla Sambuca, io San Casciano ci stavo meno, sicché tutti gli eventi fatti li conoscevo meno. Certo. Senta, veniamo un attimo alla vicenda della lettera del Vanni. Io le volevo chiedere due o tre cose. Lei ha collocato questo fatto circa in che anno? Io gliene ripeto. Più o meno? Anni, con gli anni me la mi figlia male avvocato, perché non me li ricordo. Non me li ricordo. Gli direi un... Non me lo ricordo. Comunque, grosso modo, fine anni 80... Non me lo ricordo, avvocato, no. Oltre l'81, sì. Però io l'anno non gliene so dire. Era in carcere Pacciani. Appunto, quindi grosso modo anni 90-91. Quanto era in carcere Pacciani? Non lo so. No, e lei sa. Gli posso dire che pioveva. Vabbè. Questo me ne ricordo. Senta, lei sa per caso quando Mario Vanni sarebbe andato in pensione da Postino? Senta, io le chiedo, ma siccome lei ha detto che vi è stata una lunga frequentazione con Vanni, eravate molto amici, anche oggi qui ha ribadito questi fatti,
Dico, ma come mai lei non chiese al Vanni di fargli leggere il contenuto della lettera? Visto che, come lei ha detto, si trattava di una lettera che gli aveva dato... Guardi, io vi davo il furgone. Sì, vabbè, poi mi sarete anche fermati. Dai il furgone. Questo mi fece vedere la lettera, che vola a me mi importi di che gli scriva, Ciane ai Vanni. Ha capito l'avvocato? 10-30 anni fa io ero ora forse alla luce dei fatti e si farebbe tutti bene. Me lo dice mia ora e mi scrive una lettera. Allora che vuole mi scrive la lettera e sono un accidente, mi importa a me di Vanni, di Pacciani, me ne frega nulla. Io gli dico il che mi disse Vanni e Vanni se gli è sincero lo ferma. Senta Nesi, l'ultima domanda. Lei, visto che anche il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione ex 238 delle sue dichiarazioni, non so che si primo grado. Sì, sì, vabbè, questo è il punto. Le chiedo, lei aveva dichiarato quell'interrogatorio. Comunque, a proposito di queste dichiarazioni, sono state trasmesse già, facevano parte del fascicolo del dibattimento, perché sono state trasmesse dal GIP. Ah, bene, comunque. Io l'ho visto con benissimo Presidente, grazie. Allora le chiediamo l'utilizzabilità perché il test è confermato. Allora, lei si ricorda che avrebbe detto dopo l'omicidio degli Scopeti di aver visto Pacciani a bordo di una macchina? Sì. Ecco, si ricorda se l'avrebbe visto da solo o in compagnia di qualcuno in questa compagnia. Macchina? Un'altra persona, sì. Ebbe modo di riconoscere quest'altra persona? No. Lo esclude in maniera assoluta? In maniera assoluta. Non ho altre domande. Scusi, mi ero dimenticato. Vado per te, Presidente. Signor Nesi, lei prima ci ha parlato delle amicizie e delle frequentazioni del signor Lotti. Capisco. Lei prima ci ha ricordato delle amicizie e delle frequentazioni del signor Lotti. Ci ha detto che il Lotti frequentava, era amico del Vanni. Io le chiedo, era amico anche dei Pacciani per il fatto che risulta? Il Lotti? Sì. Sì, sì. Amico, nello stesso senso col Banco, amico. Al suo modo. Amico, l'amico principale di Pacciani era Vanni. Lotti che era amico. Io a che livello sia d'amicizia io non lo so. Ma la frequentazione del Lotti era maggiore col Vanni o col Pacciani? Era uguale. Lotti è molto amico di Vanni. Di Pacciani che era amico, ma a che livello? Grazie. Io dopo. Cortesia di dire no, ma avvocato Pagattini, sì, perché sì, sennò la registrazione non viene. Volevo tornare un attimo, signor Nesi, all'episodio dei fagiani uccisi con la pistola. Se non ho capito male, lei ha detto che si consultò con un avvocato anche per decidere se rivelare o meno queste circostanze agli inquirenti. Che voleva? Uno della strada come me dicevo, avvocato, come fa? Io so queste cose, questo sullo set alla televisione dice questo e questo, come fa? Come mi devo contenere? Come devo agire? L'avvocato che tu conosci, tu tieni domande. Certo, all'epoca nella quale lei faceva queste riflessioni e che manifestava a quel collega, lei aveva già il ricordo di aver visto il Pacciani di Scopeti? Sì, signore. In quella circostanza, tuttavia, non riferì agli inquirenti. No, gliel'ho detto prima. Sì, vuole riferire alla Corte, ormai soltanto in un secondo momento si determinò a riferire quell'episodio alla prima Corte d'Assise. Perché io prima dissi, io lascio fare, io prima di tutto perché io non dovevo essere coinvolto in questa faccenda, sicché la prima volta io stetti zitto. Dopo, quando Pacciani me non mi riconobbe, qui mi disse questo figlio è uno comprato, di uno... E allora io feci un discorso molto sereno. E dissi, va bene, te tu mi riconosci, ora ti fa vedere io se tu mi riconosci. Tanto c'era stato uno svolgimento di processo, si è letto più o meno tutti, si è visto un po' meno tutti, più o meno. E allora dissi che io lo definii un partorito dell'inferno, opinione mia, dissi ora ti sistemo io, se tu eri agli Scopeti, e gli era agli Scopeti. Per me è sufficiente questo, Presidente.
Bene. Senta. Poi, Presidente, quando crede, ho ancora qualche domanda. Va bene, dopo farà la domanda. Ora, signor Nessi, si rivolga verso di me per cortesia, perché una domanda da fare. Miriam. Lei ha parlato del Faggi, che era quello di Calenzano, che era alla cantinetta a Santo Varnello o alla trattoria a Ponte Rotto, insieme al Vanni e il Pacciano. Ma lei questo Faggi lo conosceva? Com'è che dici che ha visto il Faggi? No, io non lo conoscevo e io non ci ho mai parlato né cosa con Faggi. Vedendolo al processo, che lui diceva che a San Casciano non c'era mai stato, se gli avessi detto sì, io a San Casciano ci sono stato, c'era stato. Vedendolo al processo io ho detto no, questo stia tranquillo, signor giudice. Faggi per me o era o ai Ponte Rotto o alla cantinetta. Nella Faggi maniera più tassativa. Il Vanni non gli ha mai parlato del Faggi? No. Mai? No. Senta, un'altra cosa. Ho sentito l'altra volta, nel processo, quello Pacciano, pendenderci, e lei diceva che, non so se per 365 giorni, per 100 giorni, per 30, per 5, sì, però no, nella notte andavano in giro il Vanni e il Pacciano. Non l'ho seguita, non ho capito. Gli leggo questa frase perché lei possa chiarirmi un po' il contenuto. So che il Vanni e Pacciani, non so se giravano su 365 giorni, 100, 5 o 30, però che la notte andavano in giro insieme. Sì. Questo domandato quando ci sono io a Pacciani e a Vanni. Sì. Come faceva a sapere questo? Come perché fa a sapere lo questo? Raccontava Vanni. Raccontava Vanni? Sì. Diceva anche dove andavano e che facevano. Sì. Me lo vuol dire per cortesia? Sì. Una volta per esempio persero la macchina a San Donato, credo ci sia stato anche il Lotti a ricercarla. Andare a San Donato? Sì, persero la macchina. Busseo, dielo. Vabbè, ma ora non possono parlare con loro. Ma no? Non posso interloquire. Se vogliono possono farlo, signor Lotti, signor giudice, io non lo so. Vi ricordo sempre che avete possibilità di fare dichiarazioni spontanee quando ritenete opportune, però dovete farlo di vostra iniziativa. Beh, io vedo Vanni che abbia annuito, per esempio. Sì, sì. So, dopo vedete voi. Vabbè, so per citarvi un caso. Certamente. Senta, un'altra cosa. Lei disse che quella sera del delitto di Scopetti tornava con gli amici suoi Santucci, Nessi, con la famiglia, con degli amici, eccetera. Era partito verso le 9, avete mangiato e poi tornata lì. E passando per gli Scopeti ha visto quella macchina, eccetera. No, io gli Scopeti ho detto, ho visto in relazione gli Scopeti, gliene spiego. Gli Scopeti da quando c'era Questa faccenda di queste uccisioni, gli Scopeti, noi ci siamo passati fin da ragazzi per venire a Firenze, ci si passa quando la domenica c'è il traffico sulla superstrada, c'è la coda, si passa dagli Scopeti. Gli Scopeti negli ultimi anni, 84, 83, 82, dalle macchine che c'era una fila tutti a fare all'amore agli Scopeti. Fino a che non ci fu la faccenda di mostro. Quando ci fu questa faccenda, gli Scopeti prima gli erano pieni, dopo gli erano vuoti, non c'era nemmeno una macchina la notte, quindi era difficilissimo vedere una macchina. Quella sera che noi si passò, e questo me lo rammentò Rolando Nessi, anno di luglio, avanti da andare in ferie, mi disse: guarda Renzo, io facendo mente locale, te tu mi dicesti una cosa quella sera, ma io me ne ricordo lì per lì, perché le cose io forse me le ricordo tutte insieme, me le ricordo come non so se... E dopo me ne sono ricordato il che gli dissi, me ne sono ricordato bene, perché quella sera nella strada degli Scopeti, quando si passò noi, e questo credo sia a verbali, ecco, quando si passò noi, c'era diverse macchine. Cioè c'era diverse macchine, io gli dissi: guarda, Madonna, stasera all'essere a porco poi andiamo da loro di nulla, perché avevo trovato delle macchine, ora io non mi ricordo il tipo di macchina, sì.
avevo trovato il Pacciano all'incrocio di questa sera, sera di guerra, e noi li presi e stando a casa. Questo parlo un attimo, disse col suo amico Nesi. Sì, sì, sì. Un soio se sì, gliela... Senta, lei disse anche che l'autostrada era interrotta, se lo ricordo. L'autostrada era interrotta, stia tranquillo. Ecco, va bene. Se la vuole un test per confermargli di morire la sua mamma e la sera. Ha confermato il Galli ieri, sì, guardi, sì, c'è passato anche lui. Comunque conferma le dichiarazioni che ha preso a suo tempo, sì, va bene. Senta, il Van gli ha mai parlato della casa lì a Frutignano? Valtignano. Diceva che lì andava a caricare, però io non ci sono mai entrato. Diceva che andava a caricare, chi l'ha detto? Chi lo diceva? Vanni. Bene, grazie. Non ha mai parlato di riti, di magia. Bene. Altre domande? Sì, presidente. Cominciamo da quest'ultima che gli volevo fare, perché ne ha parlato a verbale. Cioè, nella casa di via Falpignano, dove stava... lei sa chi ci abitava in quella casa lì? Lì ci sta la sperduto, io chi c'era indovino, insomma, ci sta este gente, io però non... La Nicoletti Filippa lo sa che ci sta? Sì, 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 sì. Lei c'è passato a volte con Vanni in macchina? Davanti 100 volte, perché andava a Scandicci, c'aveva una ditta in via Mendola a Scandicci, sicché passavo sempre. E lui diceva in quella casa lì ci vado a caricare? Ok. Non diceva con chi? No. Senta ancora una cosa. Io mi immaginavo con questa Antonietta. Però ci stava anche la Filippa e faceva la presa. Sì, sì. Ma io sapevo che la Filippa era la donna di Lotti. Ho capito. Lui diceva genericamente ci vado a caricare e non si sa. Le mai donne... fermato io, mai. Ma no, perché mai fermato per un... non per pregiudizi a loro che. Andava mai... a diritto. Senta ancora una cosa. Lei. Ha mai saputo se il Vanni teneva la Vespa in un garage? Sì. Non lo vuole spiegare? La teneva in un garage da ora non mi ricordo se la teneva da Fagiolino, da come si chiama? Dai Bartoli, no da quello di Avea Ferri Vecchi. E dai Lacche, sì, sì. Lei è mai stato in questo garage? No. È mai andato, non è mai entrato, ma vicino c'è andato. Sì, sì, a volte un di partire alla Vespa, si cambia la candeletta, ma io dentro non ci sono mai stato. Come mai dentro? Ma nel tuo garage. Si vuole spiegare? Non aveva piacere che entrasse? Sì, se gli aveva da appigliare qualcosa dentro. Andava lui? Sì. Lei non ce l'ha mai fatta entrare? Stavo fuori. Ma ha avuto la sensazione che non lo volesse far entrare? Le sensazioni non le può dare te. Cosa diciamo i fatti? Cosa ci dirà i fatti? Queste le può dare, secondo me, perché gli chiediamo se... Perché non è entrato. È un fatto storico. Ci spieghi perché non è entrato, se voleva entrare. No, voleva entrare. Mario, per esempio, io con motorini un po' ho sempre aggeggiato, fin da ragazzo, se un parte, una cosa. A volte a Mario la Vespa la gli serviva. Scusa, poteva dice no, mi parte, a parte il fatto di andare dai meccanico, io non ci sono mai entrato. Ci sarà stato un po' di cosa da parte sua, ma io questa Vespa celeste, mi ricordo della celeste, vero Mario? Io non ci sono, non ne so quantificare bene, signor giudice. Vabbè. Senta, che poi ci andava anche Pacciani, e del fatto che poi sappiamo tutti il marito e la sperduto è deceduto impiccato. Io le chiedo, dopo quella morte lei ha potuto notare se il carattere di Mario Vanni era cambiato, se l'atteggiamento era cambiato nei confronti di Pacciani? Non glielo so dire. Mario ebbe un periodo molto cupo, molto, mi ricordo tirò una seggiola tra i miei zio, ebbe un periodo molto di nervosismo, di coso, si attribuiva a tutti che
il dottore gli aveva detto di smettere di bere, però io questo... No, io le dico quando, dopo che era morto il... Non me ne so dire, dottore. Lei ha riferito che le sembrò... Cambiato. Che... Cambiato. Però noi si dà la colpa che un... Ma le sembrò che nei rapporti, non sensazioni, sì, sì. Nei rapporti soggezioni... Come carattere, perché Mario gli era un carattere allegro, gli era un carattere... gli era lì cupo a sedere, gli sta zitto, nervoso, non con me, con me che Mario... Ma le sembrò che avesse soggezione dei Pacciani, di Pacciani... Io questo senz'altro. Dico questo senz'altro. Non ho altre domande, grazie. Anzi, guardi, questa è una domanda, non mi fa lei, ma sono sicuro che una volta Mario mi disse che Pacciani gli voleva caricare la moglie. Io gli dissi, oh Mario, è la donna da te, figuriamoci se... Anzi, questo è vero o non è vero? Vabbè. Che cosa voleva dire? Scusi, lasciamolo finire, Presidente. E quindi cosa è successo? Mi è venuto in mente ora, glielo ho detto. Mi ha detto soggezione di Pacciani, ti ho detto, Mario una volta mi confidò che i Pacciani gli voleva scopare la moglie. Più soggezione di così, dice lei. Maggiorenni, sicché ecco. Non si scandalizza. È una forma di soggezione che... Mario già annuito anche. Sì. Senta, ha visto la corte, io no. Signor Nesi, l'ultima domanda. Senta, lei ha detto una deposizione di questa mattina che il Vanni, che lei era fraterno amico del Vanni, sì. E viceversa, sì. Eccetera. Gli ha mai parlato il Vanni a lei che voleva acquistare una pistola? E per che ragione? No, questo non lo so. Non sa nulla di questo pistole che voleva acquistare, no. è andato. Ma forse sarà stato già negli anni che io ero separato, che andava a dormire a Prato, sicché a San Casciano mi fermavo meno. Vabbè. E che la ditta l'aveva alla San Buono. Ma lei non si è mai rivolto con una pistola? No. Bene. No. Allora, mi dica. Avvocato Bagattini. A quelle macchine il cui ricordo le fu stimolato dalla frase che poi le disse il signor Rolando Nesi, no? Sì. Stasera, eccetera. Lei ha parlato di 3-4 macchine, così? Cioè c'era dalla strada degli Scopeti, che era sempre deserta in quei tempi lì, quella sera c'era traffico e questa frase la venne fuori, mi ricordo abbastanza bene, non diciamo... Mi ricordo anche trovai, porca miseria, di un'essera di guerra, si tornava a casa da una gita, capito? Ora io se gli devo dire le macchine... L'espressione c'era traffico non volesse riferirsi alle macchine in movimento, ma alle macchine ferme. No, macchine ferme. Macchine ferme, sì. Si ricorda se erano 3 o 4 o più? No. Si ricorda diciamo, l'area che occupavano queste varie macchine? No. Cioè, voglio da capisca, gli Scopeti deserti per 3 anni fa, deserti, c'era anche uno di loro. Tu vedesti chi si passò di lì, perché la superstrada della Iusa si passò di lì e dice guarda, io le gente le rimettano fuori la testa, un discorso così, ha capito. Si ricorda, signor Nesi, se queste macchine erano isolate l'una rispetto all'altra oppure concentrate? No. Mi ricordo di questo discorso e basta. Ricorda se la visione di queste macchine era stato per un lungo tratto di strada o un relativo... No, c'era delle macchine, però dopo non vi so dire altro. Lei ha parlato del verbale del 26 febbraio 97, quindi mi sembra che sia oggetto di attività integrativa di indagine, perché sono pubblico concesso. Sì, infatti ce l'ho. Parlava di un'area di circa 300-400 metri entro la quale avrebbe visto queste auto. Cioè, questo glielo dico perché lo vedo scritto qui e sottoscritto da lei. Può darsi, però io guardi, c'era quella sera agli Scopesi, c'era movimento, però io proprio quantificarglielo in pieno, proprio in tutta sincerità, c'era movimento e questa frase la venne fuori quando il bivio trovai fuori, ecco.
però mi riferivo ancora una volta che dopo non me ne... che lei lo ha quantificato, ci ho parlato di 300-400. Non gli posso dire c'era una macchina viola, una rossa, ce n'era. Io le sto chiedendo questo, signor Nisi, io le sto chiedendo di confermarmi o meno quello che lei poche settimane fa, e cioè del febbraio 97, ha dichiarato al... Io penso di aver dichiarato che c'era un movimento di macchina agli Scopelli. Lei ha dichiarato anche che queste auto insistevano su un'area di 300-400. Ecco, questo io... Sarà, non gliene so, non sono un grado. Già risposto, altre domande, avvocato? L'avvocato Pagliattini. Io ho finito soltanto da produrre il verbale delle contestazioni. Senta, signor Tese, l'ultima, non si ricorda l'ora in cui passò lei, l'orario in cui passò agli Scopeti quella sera? Cioè nel verbale. Che ne dico male, perché noi si venne via da questo posto, da questa Madonna dei Fornelli. Le ha spiegato nell'altro verbale tutto era buio. Ora con l'ora legale anche che è buio di settembre, io non lo so, si venne via, era buio, io la autoverei verso l'11, si venne via che era buio, ci si fermò a mangiare e dopo si venne a casa. Ora io però l'ora, ma io la autoverei dalle 10:30 all'11:30 in quell'ora lì, però non lo prenda anche questo, e sono cose, ha capito, di anni, come fuori a bene sapere. Non ci sono altre domande, se non si può andare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, un minuto per preparare delle foto.